Gianluca Lobefalo e QW Capital. Buon pomeriggio, ben ritrovato Gianluca. Buon pomeriggio, bentrovati. Dunque, io volevo capire innanzitutto da operatore di mercato, insomma, sei soddisfatto da questa risoluzione che ancora non è perfettamente confermata, credo almeno, perché bisogna sentire quello che pensano anche i democratici, ma questa risoluzione di breve termine per quanto concerne il tetto del debito. Sì, sicuramente ed era quello che ci si aspettava. È ovvio che l'evento contrario, cioè in un caso in cui non dovesse trovare un accordo, sarebbe apocalittico. Quindi, considerando quanto potrebbe, che implicazioni potrebbe avere sull'economia americana, sui tassi di interesse, sul dollaro come che continua a essere la reserve currency globale, è impensabile che non si trovi un accordo. Tranne il 2011, dove alla fine si trovò un accordo, ma questo portò Standard & Poor's a minacciare o anche a modificare le proprie aspettative sul credit rating dei treasury americani, che sono l'unica vera e propria AAA a livello globale. È chiaro che è impensabile credere che questo si possa riprodurre. Poi in realtà gli incidenti succedono, quindi è il solito discorso dal lupo al lupo: prima o poi un rischio ci potrebbe essere. Io credo che sinceramente non c'erano i presupposti perché si arrivasse a questa situazione questa volta. È stato posticipato di 2 mesi, ma questo è un processo di negoziazione tra la maggioranza democratica e la minoranza repubblicana, così come lo era a parti completamente invertite durante l'amministrazione Trump e ancora a parti invertite, quindi simili a quelle di adesso sotto l'amministrazione Obama. Ripeto, a parte il 2011, dove effettivamente si arrivò a un rischio veramente di non rispettare l'estensione del debt ceiling e quindi si provocò quello che tutti ricordiamo. Francamente, più o meno sono solo delle scene che hanno sul mercato, c'è cioè volatilità nel breve, ma poi vengono risolte. Allora, intanto volevo capire, stiamo assistendo ad un rialzo piuttosto significativo, poi ovvio che i mercati sono in attesa dei dati di domani, non so quanto sono rilevanti i non-farm payrolls a questo punto, considerando il fatto che comunque la Fed è stata molto chiara, il tapering è imminente. Intanto stiamo notando un decennale che rende l'1,55%, attenzione, un Nasdaq, come dire, on a rally mode, ovvero in rialzo dell'1,67% che guadagna 242 punti, come mai? Sì, il movimenti chiaramente, tasso di interesse l'abbiamo detto, cioè il ruolo del tapering è fondamentale perché se la Fed continua a confermare che acquisterà meno su base mensile, ovvio questo è negativo per i valori dei titoli obbligazionari, in questo caso di 10 anni, quindi porta è un supporto per i tassi di interesse, quindi spinta verso il rialzo. In realtà in questa specifica situazione è più il break-even inflation, cioè le aspettative di inflazione che sono in salita un po' ovunque, siamo ai massimi negli UK, ma comunque negli Stati Uniti e anche in Europa l'aspettativa dei mercati per livelli di inflazione è più alta e questo sta supportando l'incremento dei tassi nominali. Questo sicuramente. Per quanto riguarda il dato che tu non menzionavi prima, cioè il non farm payroll di domani, sicuramente importantissimo, però secondo me sarà ancora più importante quello del prossimo mese, perché queste settimane sono settimane in cui stanno per non essere più riconfermati circa 7 milioni di sussidi per i disoccupati, diciamo l'eredità degli interventi fiscali durante la pandemia. Sarà importante vedere quale sarà l'effetto di questa massa enorme di persone che fino adesso hanno beneficiato dei supporti governativi, quanto di questo si rispecchierà sulla ricerca di lavoro a breve. Quindi sicuramente oggi i jobless claim 326.000, migliore delle aspettative, che hanno seguito il risultato positivo di ADP di ieri, e tutto fa pensare che domani avremo il non farm payroll in linea, quindi in una linea benigna. Però sarà più importante paradossalmente quello che rispecchierà il mese a partire da oggi fino al prossimo mese che verrà dato sul mercato a inizio ottobre, o meglio, scusate, a fine ottobre, piuttosto che quello di domani. Quindi sì, sicuramente domani speriamo di avere una buona notizia, ma ribadisco, sarà più importante quello del prossimo mese rispetto a quello di questo mese. No, assolutamente sì. Infatti volevo capire invece, visto che stiamo entrando nel nuovo trimestre, anzi, siamo entrati con un calo importante su base mensile, di nuovo al rialzo su base settimanale, vale la pena, o meglio, valeva la pena acquistare il tech sui minimi recenti? Ma il buy the dip è stato probabilmente la strategia più di successo degli ultimi 10 anni. Quindi, in teoria, se noi dovessimo
usare quasi un termine statistico, di autoregressione, cioè di correlazione a quello che c'è stato in passato, sicuramente la strategia del buy the dip, tutto ciò che fa è soggetto a un sell off, diventa la strategia migliore di acquisto. È un attimino complessa prendere questa decisione al momento, perché chiaramente c'è appunto una nuova view delle banche centrali. Abbiamo visto due banche, Norvegia e Nuova Zelanda, che hanno aumentato i tassi, anche se di pochissimo, però stiamo andando in un mondo dove dovrebbero esserci manovre quantomeno meno loose, meno espansive. Detto questo, è ancora presto per pensare ci possa essere un sell-off strutturale importante. Non sono sostanzialmente cambiate le tematiche fondamentali del mercato, a parte, ripeto, una propensione delle banche centrali, però è ancora, parliamo di propensione, anche un inizio di tapering, sì, d'accordo, sicuramente non è espansivo, ma non è necessariamente già restrittivo. In prospettiva bisognerà vedere che l'economia risponda e la manovra fiscale e le politiche economiche possano completamente prendere il ruolo che hanno giocato le politiche monetarie negli ultimi anni. Però da questo a iniziare a vedere già un andamento negativo per i mercati ce ne vuole, quindi sicuramente poteva avere buon senso non credere che eravamo all'inizio di un mercato bearish. Allora, intanto questa mattina abbiamo visto alcune indiscrezioni legate invece alla BCE, e cioè che la BCE si sta preparando per un altro tipo di bond buying appena termina il PEP. Come allora si può parlare di tapering? Ovvio che quando si tratta della BCE e dell'Europa non si parla di tapering paragonato a quello negli Stati Uniti. Ma che senso ha allora terminare il PEP se poi bisogna fare un nuovo piano di acquisti di titoli di Stato o dei bond in generale per sostituire, tra virgolette, il PEP, che poi io non sono ancora in conoscenza di che cosa si tratta, quindi non è che posso esprimere un parere chiaro, però non comprendo il senso del tapering allora. Sì, no, ci sono due cose. Allora, il PEP chiaramente non potrebbe essere confermato perché è direttamente collegato ad una manovra di emergenza, certo, per rispondere alla pandemia. Quindi giustamente l'ECB deve dare un segnale di aver passato l'emergenza, perché se venisse confermato il PEP così com'è e continuasse a essere chiamato PEP, la domanda sarebbe: ma quale emergenza pandemica stiamo rispondendo se non c'è più? Dall'altra parte c'è un problema dovuto al fatto che a seguito dei recovery plan, e quindi di questa tendenza a permettere ai governi di premere sulla leva fiscale, chiaramente c'è un problema, perché il normale quantitative easing deve essere soggetto a alcuni capital requirement, cioè la Banca Centrale Europea compra in base alla dimensione, la size dell'economia, ed è ovvio che questo significa che ci sono dei limiti maggiori per paesi più piccoli, mentre il PEP ha avuto la caratteristica di liberare da questi vincoli l'ECB, quindi l'ECB ha potuto comprare con maggiore libertà. Quello che stanno cercando di presentare sul mercato è un nuovo quantitative easing che vada a replace non tanto il PEP, ma quello, il pre-PEP, cioè quello che era il normale quantitative easing che è ripartito nel 2019, senza avere dei vincoli stringenti in base a capital requirement per i vari paesi. Ora, ha un senso perché dà maggiore libertà all'ECB. In prospetticamente potrebbe essere uno strumento importante, non tanto per un utilizzo immediato, ma nel momento in cui dovesse esserci un'altra emergenza non collegata, speriamo tutti, a una pandemia, ma a un semplice rallentamento economico o a una pressione speculativa sul mercato, e quindi per non fare ricorso a quello che è lo strumento principe, nessuno ne parla, ma l'OMT, quello che fu creato sotto l'amministrazione Draghi nel 2012, e quello è veramente il vero backstop contro le speculazioni. Non è mai stato utilizzato, ma la sola promessa dell'esistenza di questo strumento ha limitato le speculazioni che abbiamo visto nel 2011 e nel 2012. Però questo richiede poi chiaramente un controllo da parte della banca centrale del paese di cui vengono acquistati i titoli. Quindi, per evitare di arrivare sull'OMT, che è il vero bazooka dell'ECB, si sta preparando un QE che non sia soggetto a questi parametri, questi vincoli di dimensione dell'economia. Quindi l'ECB vuole mantenere la flessibilità che ha potuto avere durante il PEP senza bisogno di vincolarla all'esigenza di una pandemia. Questa è la logica. Ecco, dunque, considerando tutto ciò che ci siamo detti, come bisogna posizionarsi sull'equity europeo, o vale la pena anche dare un'occhiata ai bond? Allora, dei bond in un ambiente governativi. Sì.
Certo, il problema è che siamo sicuramente al momento il mercato sconta un ambiente con tassi di interesse, non diciamo in salita, ma non più in discesa, comunque se c'è un trend è un trend rialzista. Quindi sicuramente il mercato obbligazionario al momento non è certamente vantaggioso rispetto al mercato azionario. Probabilmente il motivo per cui si può continuare a favorire il mercato azionario, a parte specifiche a linee, specifici settori, quindi è giusto andare a fare un'analisi fondamentale sul singolo settore, sul singolo titolo, quello è l'analisi fondamentale, deve essere, diciamo, il backbone fondamentale di qualunque investimento azionario. Se però vogliamo guardarlo a livello top-down, quindi macro, tra azionario e obbligazionario, probabilmente è la valutazione relativa che avvantaggia al momento il mercato azionario rispetto a quello obbligazionario, cioè non è tanto perché c'è una view positiva sul mercato azionario, ma quanto perché tra i due è sicuramente preferibile un mercato azionario rispetto a un obbligazionario in un ambiente di aumento di tassi. Ora, il problema è che il mercato azionario non è neanche lui cosiddetto cheap, è cheaper, cioè più è meno expensive, è meno costoso, è meno estremizzato rispetto al mercato obbligazionario, che al momento vive con un ambiente di tassi zero o negativi, anche nominali, parliamo di tassi reali. Quindi in quell'ottica, in un'ottica di allocation, è chiaro che il mercato azionario è preferibile rispetto al mercato obbligazionario, ma più una valutazione relativa che assoluta. E dunque un ultimissimo commento in questo caso per quanto riguarda le materie prime e l'inflazione. Se dovesse continuare questa crisi energetica a cui stiamo assistendo, intanto Putin ha rassicurato i mercati dicendo naturalmente che aumenterà la produzione giustamente di gas naturale, scusate, l'offerta di gas naturale. Per essere più precisi, però se dovesse continuare questo rincaro dei prezzi, potrebbe avere un impatto importante e più significativo sull'inflazione di medio-lungo termine? Sicuramente quell'inflazione, abbiamo avuto un incremento del global food price, cioè i prezzi globali sull'anno sono su del 33%, sono numeri importanti, però è ovvio che questo è dovuto a tutta questa disruption sulla supply chain e principalmente su quello che abbiamo visto di prezzi dell'energia, che poi è tutto collegato. È indubbio che è un'inflazione quella che stiamo vedendo. È un'inflazione sul lato dell'offerta. Ne abbiamo sempre detto, no? Siamo sempre stati scettici da qualche mese su questa convinzione che c'era prima, adesso molto meno diffusa, di transitorietà. Ribadisco, non dicevamo non deve essere transitoria e noi crediamo sia più permanente. Secondo me non c'erano gli elementi per dare per certa questa transitorietà. Detto questo, adesso il problema è quanto è transitorio, 3 mesi, 6 mesi, 1 anno. E, beh, il problema è che queste sono variabili, ne possiamo discutere, ma in realtà non ci sono elementi per escludere o per valutare, preferire un'ipotesi rispetto a un'altra. È più una scommessa al momento. In questo ambiente, l'unico discorso è che quando abbiamo un'inflazione che è originata dall'offerta, è un problema più strutturale e più difficile da risolvere con politica monetaria. Le politiche monetarie hanno un grossissimo effetto quando l'inflazione è uno shock o è dovuta a fattori della domanda. L'aumento dei tassi di interesse deprime, reprime, controlla la domanda e l'inflazione viene controllata. Quando siamo in shock dal lato dell'offerta, come quelli che stiamo adesso vivendo, il problema è che le autorità non possono essere così in controllo come lo sarebbero se fosse al lato della domanda, ma non per incompetenza, semplicemente è strutturale, non c'è possibilità di essere efficaci, la politica monetaria diventa un palliativo. Usciamo poi da 10-12 anni di politica monetaria estremamente espansiva, quindi c'è anche un limite strutturale a quello. Questa sarà la grande domanda e la grande scommessa che faremo nei prossimi mesi: riuscire a capire se si riuscirà in qualche modo ad attenuare gli effetti degli shock dal lato dell'offerta, altrimenti vedremo un ambiente inflazionistico più alto. Comunque tenete conto che se guardiamo per esempio in Inghilterra, se uno va a guardare la media dal 1971, l'inflazione è del 5,3. Quindi noi siamo abituati a vedere, perché è normale, guardiamo gli ultimi 10-15 anni in cui abbiamo avuto dei livelli più bassi, ma se estendiamo leggermente l'analisi, abbiamo che l'Inghilterra, per fare un esempio, è stata al 5,3, ma di 145-146
36 paesi che li considerano globali, qua soltanto 40 hanno avuto negli ultimi 50 anni un'inflazione sotto il 5%, quindi giusto, speriamo che l'inflazione non vada oltre certi livelli, ma teniamo anche conto che il mondo in generale è cresciuto, si è sviluppato, abbiamo avuto espansioni globali con inflazioni oltre il 3-4%, quindi bisogna anche dare il giusto peso alla giusta emergenza. Nessuno vuole che ci sia un'inflazione galoppante, ma un'inflazione oltre il 3% non è necessariamente un dramma. Se non nel lungo termine, naturalmente, e sempre se crescono anche gli stipendi, Gianluca, una cosa che non accade in Italia, però, e dunque questo la mia capacità d'acquisto diminuisce. E dunque il potere d'acquisto, esatto, esattamente, questo è fondamentale, ma questo poi chiaramente è quello che rende più sticky l'inflazione, perché poi se chiaramente aumentano i salari, poi diventa più difficile e diventa più di lungo termine. Però gli anni in cui abbiamo avuto grossa inflazione sono stati anche anni, non la grossa inflazione degli anni 70, ma ci sono stati, se uno va a guardare, non c'è una grandissima correlazione tra periodi di crescita e periodi di alto o bassa inflazione. Per esempio, ci sono stati periodi di grande crescita economica a livello mondiale negli anni 50 ed eravamo in una fase deflattiva. Abbiamo avuto periodi di crescita durante gli anni 60 in cui c'era un'inflazione e si è avuta anche crescita. Bisogna anche stare molto attenti a esagerare con queste correlazioni tra inflazione e crescita. Le disruption, i grossi cambiamenti possono avere degli effetti negativi sulla crescita, ma la storia ci insegna che il mondo, le economie crescono sia in ambienti deflattivi sia in ambienti inflattivi. Tutto dipende da qual è l'origine deflattiva e qual è l'origine inflattiva. In genere, se guidata da movimenti di mercato e non da controlli artificiali, è quasi sempre benigna nell'uno e nell'altro caso. Grazie mille come sempre Gianluca Lo Beffolo, QW Capital, grazie per essere stato con noi e ci riaggiorneremo naturalmente la prossima volta quando avremo anche un altro nodo in più, e cioè i non farm payrolls, ma come hai detto tu qualche istante fa forse il dato più rilevante sarà quello di novembre. Grazie ancora e grazie, buon proseguimento. Buona serata, grazie.